eccoci, ben ritrovati sempre in diretta qui sulle Fonti TV a questo nostro appuntamento con Advisory Update. Lo dedicheremo, come potete leggere nella nostra strapila titolo in sovraimpressione, agli NFT, Not Fungible Token, un mercato che ha raggiunto i 250 milioni di dollari, valore praticamente triplicato nell'ultimo anno, e alla popolarità appunto di questi nuovi prodotti digitali hanno contribuito anche delle star del mondo della musica, dello spettacolo, ricordiamo Eminem, Jimmy Fallon, che hanno speso cifre da capogiro per poterseli assicurare. Però attenzione, c'è anche un lato negativo più oscuro della vicenda, perché ci sono anche i detrattori degli NFT, influencer che sostengono in realtà come questi prodotti siano semplicemente dei JPEG che possono essere salvati su desktop, e quindi stiamo attribuendo in realtà ai Not Fungible Token un valore che non avrebbero. Cercheremo naturalmente di capire la natura degli NFT, il loro effettivo valore e anche i risvolti che possono avere poi sui mercati, e lo faremo in compagnia dell'ospite che ci ha raggiunto qui in collegamento, Mick Cosentino, che è imprenditore digitale e business coach. Naturalmente io gli do il benvenuto. Ciao Mick. Ciao, ciao, grazie mille, ciao a tutti. Ecco Mick, noi ci troviamo naturalmente in un canale economico-finanziario, sappiamo che il nostro pubblico ha una certa familiarità con questi nuovi strumenti digitali, NFT, criptovalute, però è meglio insomma sempre chiarire i concetti. Ecco, ci vuoi spiegare innanzitutto che cosa sono esattamente i Not Fungible Token e come si differenziano dal mondo delle cripto? Sì. Allora, diciamo che sono, cercherò ovviamente di spiegarlo in maniera semplice, che è un po' il mio marchio di fabbrica, quindi non mi sentirete utilizzare tecnicismi straordinari, ma cercherò proprio di parlare terra a terra per cercare di spiegare in maniera semplice che cosa sono. Allora, gli NFT sono ovviamente non fungible token, quindi sostanzialmente, se volessimo tradurlo, sarebbe un gettone digitale che non può essere in nessun modo modificato, ok? Questi NFT sono ovviamente rappresentati da immagini che sono di fatto quella punta dell'iceberg che la maggior parte delle persone ovviamente vedono. Queste immagini ovviamente rappresentano svariate cose, no? Le varie scimmie annoiate, hai parlato di Eminem, Jimmy Fallon, che hanno proprio acquistato Bored Ape Yacht Club, che è uno dei progetti più in voga del momento, dove ci vogliono centinaia di migliaia di dollari per prendere, per assicurarsi un posto all'interno di questo club esclusivo. Però di fatto quello che vanno a fare questi non fungible token sono darti la possibilità di accedere a un qualcosa che è dietro quella copertina che la maggior parte delle persone vedono. Quindi se per ipotesi volessimo fare un esempio, possiamo immaginare questi JPEG, quindi queste immagini che di fatto le persone pensano di poter screenshottare oppure salvare col tasto destro del mouse e averle gratuitamente. Se invece switchiamo tutto questo esempio che ovviamente le persone fanno nell'esempio del ipotizza di avere un biglietto univoco di accesso a un qualcosa di esclusivo, allora cominciamo ovviamente a fare un passo indietro e dire no, aspetta, perché effettivamente se io screenshotto e salvo gratuitamente questo JPEG non vale niente per chi ha creato ovviamente questo club esclusivo. Quindi diciamo che l'NFT di fatto è un qualcosa che è scritto sulla blockchain, che certifica il fatto che tu, magari se lo detieni, sei l'unico ed esclusivo proprietario di quell'NFT fino a quando ovviamente non decidi di venderlo, e hai la proprietà totale di tutte quelle che sono le utilità che magari i creatori di quel determinato progetto di NFT hanno deciso di attribuire a tutti gli owner dei vari items che ci sono all'interno, delle varie immagini e rarità che ci sono all'interno ovviamente della collection stessa che è stata creata. Quindi diciamo che se dovessimo renderlo in maniera semplice, l'NFT è proprio questo, è una sorta di gettone digitale che è rappresentato da uno o più immagini o anche da un puntino, e che danno accesso a un qualcosa di esclusivo che solo le persone che detengono, che sono proprietari di questa stessa collezione, hanno ovviamente accesso. Ecco.
Ecco, e invece ecco, per quanto riguarda le differenze con le criptovalute, qual è ecco, la sostanziale diversità insomma, con il mondo delle cripto? Sì, allora diciamo che se volessimo dirla in maniera grezza potrebbe essere visto come un surrogato delle criptovalute, in realtà non è così, ma gli NFT sono nati proprio grazie alle criptovalute, quindi devono ovviamente il loro successo e dovranno ovviamente il loro successo nei prossimi anni, siamo veramente solo all'inizio di quello che sarà il successo degli NFT nei prossimi anni, lo devono ovviamente a Mama Bitcoin, a soprattutto Ethereum, perché poi in realtà tutto quello che è stato creato per il discorso proprio di smart contract, quindi tutto quello che è scritto sulla blockchain è stato possibile grazie a Ethereum soprattutto. Però a differenza delle criptovalute, che sono ovviamente delle cryptocurrency dove di fatto io le acquisto e aspetto nel tempo che ovviamente aumentino, ovviamente grazie all'adozione magari di massa che un giorno arriverà, o comunque grazie a quella che può essere magari la fluttuazione dei mercati dovuto a chi compra, a chi vende e via dicendo, a tutte le notizie che ci sono magari intorno al sistema ovviamente economico, finanziario, anche globale. Perché diciamo che man mano che andiamo avanti è sempre più tutto correlato. Gli NFT sono un nuovo modo intelligente, ma soprattutto divertente, di utilizzare le criptovalute che fino a pochi anni fa servivano solo ed esclusivamente come mero strumento di speculazione. Oggi servono a darmi effettivamente un reale valore tangibile che posso anche avere grazie alla criptovaluta stessa. Quindi se prima le criptovalute, ripeto, erano semplicemente, se le volevamo guardare come delle monete, ok, come io potevo comprare euro dollaro, oggi posso comprare magari bitcoin dollaro oppure ethereum dollaro e via dicendo, quindi era tutto lì molto freddo. Gli NFT hanno creato un modo molto attraente, molto intelligente, molto divertente di entrare all'interno del mercato di massa, e lo stanno facendo in maniera molto intelligente in questo momento, cioè senza neanche volerlo, perché l'adozione proprio di questi personaggi famosi di cui abbiamo parlato certifica proprio questa cosa qua, cioè che la massa critica arriverà, e arriverà proprio grazie agli NFT, ai videogiochi che si stanno creando e via dicendo, e non grazie a quello che è stato fino a pochi anni fa solo magari il coin o la criptovaluta e via dicendo. Quindi gli NFT hanno proprio questa correlazione di dare una vera e propria utilità e di certificare quell'utilità come univoca per il possessore di quel determinato NFT. Quindi vengono utilizzate le criptovalute per l'acquisto esclusivo di NFT, che poi si tramutano in utilità, si possono tramutare in eventi, si possono tramutare in concerti, si possono tramutare in accessi privati in determinati videogiochi che sono stati creati, si possono tramutare in accessi a ristoranti esclusivi dove si ha accesso solo attraverso il token che si detiene all'interno del wallet. Quindi vedi come viene tra virgolette fuso questo mondo attraverso un'adozione molto più semplice delle criptovalute attraverso gli NFT. Cioè tanta gente che non ha mai comprato magari Ethereum, Bitcoin negli anni precedenti è attirata oggi all'interno delle criptovalute con il gancio degli NFT, come in futuro sicuramente tante persone saranno attirate al mondo delle criptovalute non per i coin, ma magari per determinati videogiochi che sono sulla blockchain con gli NFT, e dove per giocare inevitabilmente hai bisogno di comprare le criptovalute. Quindi è un modo molto più intelligente e divertente di entrare all'interno del mondo delle criptovalute. Ecco, Mick, in realtà con la tua spiegazione molto chiara mi hai anticipato, perché io ti volevo chiedere appunto quali sono i vari settori di applicazione degli NFT, che, lo ricordiamo, sono diventati famosi e diffusi soprattutto attraverso l'arte, perché abbiamo parlato anche appunto di immagini, JPEG, ma anche video, addirittura puntini, come tu stesso hai sottolineato, ed è passata alla storia tra l'altro anche la vendita di un'opera d'arte di Beeple di 5.000 immagini per 69 milioni di euro, quindi una cifra molto significativa. Ecco, al di là appunto dei vari campi, ambiti di applicazione che vanno al di là dell'arte, quali sono però le insidie che si nascondono dietro al mondo degli NFT? Come tra l'altro ci sono dei lati di luce e dei lati oscuri che riguardano il mondo delle cripto? Ecco, se ci dovessi mettere in guardia, sì, che cosa sottolineeresti in particolare?
Sì, allora guarda, sottolineerei una cosa che indubbiamente è un mercato che è in grande crescita, in grande espansione e può ricordare sostanzialmente la bubble della dot-com, no? Negli anni 2000, sì. Dove veramente bastava semplicemente aprire una startup tech e via, cioè arrivavano finanziamenti ovunque, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe ricordare, io ero giovane, però ricordo alcune dinamiche, poi me le sono andate a studiare ovviamente per mia cultura personale, e quindi quello che secondo me bisognerebbe guardare oggi è non guardare gli NFT come pericolosi, perché in realtà sono una straordinaria opportunità che stravolgerà il mondo ancora una volta, come il mondo è stato già stravolto dai social network nel 2007-2008. Quindi gli NFT al 2021-2022 stanno come i social network stavano al 2007-2008. Questo è proprio il paragone perfetto che mi sento ovviamente di dare. Tuttavia quello che bisognerebbe guardare è quali sono le effettive utilità che io ho entrando o acquistando un determinato pezzo di una collection di NFT. Quindi al di là di questo, al di là dell'utilità, quindi io posso utilizzare questa cosa nel mondo reale, oppure posso utilizzare questo NFT per entrare all'interno di un metaverso, posso utilizzare questa cosa per conoscere persone che non ho modo di conoscere se non ho questo NFT, ho modo di, che ne so, ascoltare il mio cantante preferito, rilasciare il nuovo singolo all'interno magari del suo metaverso prima ancora che il mondo lì fuori ascolti la canzone per la prima volta. Queste sono tutte le cose che bisognerebbe domandarsi. Oppure posso avere accesso a un ristorante dove effettivamente posso andare a mangiare e dove possono entrare solo persone che hanno questa collezione, sì o no? Al di là di questo, che comunque è già un'utilità, quindi non è più solo speculazione, ma indipendentemente dal prezzo che può ovviamente prendere un determinato NFT, si può prendere valore, può leggermente correggere, via dicendo, ma al di là di tutto io ho un'utilità, e fino ad oggi, se ci pensiamo, siamo stati abituati ad avere queste utilità, quindi a comprare queste utilità a fondo perduto, quindi nessuno mai ha capitalizzato quella spesa che noi abbiamo fatto per andare ad un ristorante. Se siamo soci in un circolo, nessuno mai ha capitalizzato quell'ingresso nel circolo, di modo tale che se io un giorno mi trasferisco e vado dall'altra parte del mondo, magari ho la possibilità di rivendermi questo accesso. Oggi con gli NFT, con la blockchain, questa cosa si può fare ed è straordinario, perché poi man mano che aumenta la domanda e magari la supply limitata è sempre ovviamente quella, viene da sé che la legge di mercato dice che se la supply è bassa e la domanda è sempre più alta, il valore ovviamente sale di quella collezione. Però bisognerebbe stare molto attenti a capire dove stiamo andando ad investire, guardando anche quali sono i fondatori, se sono doxed, cioè se sono esposti, se si fanno vedere, se sono persone che effettivamente ci mettono la faccia e quindi che quasi sicuramente saranno in giro per i prossimi 10, 15, 20, 40 anni, perché la maggior parte dei progetti purtroppo oggi di NFT, il 90% se non di più dei progetti di NFT, i founder sono completamente irrintracciabili. Non sai chi sono, non sai chi sono i fondatori, ci sono magari iscritti, ma i social network sono praticamente asettici, cioè non sai come si chiamano per davvero le persone, hanno dei nickname, ma hanno l'immaginetta dell'NFT come profilo, quindi non hai mai visto una foto della loro fidanzata, del loro marito o quello che è, che non vuol dire, perché ovviamente uno potrebbe essere nascosto tra virgolette per un discorso di privacy, però quantomeno devi avere un modo per contattare, per far sì che le persone ti contattino, insomma chi c'è dietro. Questa secondo me è la cosa importante. Quando ho detto che questo fase mi ricorda molto la bolla della dot-com, intendo proprio dire questo, non che bisogna stare attenti perché qualsiasi progetto di NFT decidete di comprare, acquistare o avere in portafoglio ha il 99% di probabilità di crollare, no, perché se lo fate a caso sì, ma se lo andiamo a fare con l'ottica di qual è l'utilità, questo NFT tra 5 anni ci sarà ancora perché questa utilità ha senso, sì. I founder sono presenti, si fanno vedere, quindi ci mettono la faccia? Sì. E allora queste persone non possono l'anno successivo sparire. Cioè questa bolla sarà, e se arriverà sarà perché tutti quei progetti dove non c'è nessuno esposto, dove non hanno senso, dove non hanno delle utilità, dove non c'è una community forte, magari crolleranno perché non hanno
una sottostante che li regge, ma tutti quelli dove invece c'è una sottostante, ci sono delle persone, c'è un team, c'è una struttura, c'è una lunga visione e c'è un'utilità, passeranno ovviamente questa fase e diventeranno ancora più forti, soprattutto nel lungo periodo. Ecco, in base al tuo ragionamento mi vengono insomma un po' di questioni da sollevare, da porti. Beh, sì. Innanzitutto, ecco, riguardo all'esclusività, perché tu hai detto insomma come l'esclusività dei non fungible token sia un valore, anzi il valore per eccellenza di questo di questi strumenti digitali, però mi viene da dire, ecco, c'è stato proprio recentemente un nuovo social che doveva fare dell'esclusività il suo punto di forza, Clubhouse, e invece poi in realtà non ha avuto questo successo che molti di noi si attendevano. Come te lo spieghi, ecco? Sì, perché penso che anche il discorso di Clubhouse, mi piace che hai preso questo argomento, perché io stesso sono stato uno dei primi in Italia ad iniziare ad utilizzarlo. Però in realtà l'ho abbandonato subito dopo, perché mi rendevo conto che non aveva senso per me utilizzarlo. E come l'ho realizzato io, l'hanno realizzato tante persone. Cioè, quello che io facevo lì poteva essere tranquillamente quello che avrei potuto fare su YouTube, con la differenza che quell'ora che io spendevo per rispondere alle domande delle persone veniva registrata e rimaneva su YouTube per il resto della mia vita e della vita del canale YouTube, cosa che invece su Clubhouse non accadeva. Cioè, il mio tempo era lì, speso, boom, gone, andato, non potevo più fare niente, cioè, e in più si cercava di inserire all'interno di un meccanismo già molto radicato, ancora molto legato al web 2.0, quello dove possiamo parlare, dove possiamo condividere. Quello dove siamo adesso, gli NFT fanno parte del web 3.0, dove per la prima volta nella storia noi non solo possiamo parlare, non solo possiamo condividere, ma possiamo essere gli unici proprietari univoci di qualcosa. E quindi detenere degli asset che nel tempo produrranno sempre più valore, mentre io continuo a fare quello che ho sempre fatto, ovvero di parlare, condividere e stare all'interno di un network di persone. Quindi in realtà non è solo una questione di esclusività, perché gli NFT, è ovvio che determinati NFT diventano esclusivi man mano che ovviamente la community cresce e soprattutto il prezzo sale, però in realtà quello che dobbiamo pensare è che gli NFT si poggiano proprio su una nuova visione del web, che non è l'1.0 dove potevamo scrivere basta, o il 2.0 dove potevamo scrivere e condividere, vedi social network, Facebook e via dicendo, ma siamo nel 3.0, web 3.0 è letteralmente quella la vera esclusività e l'unicità, ed è dove andremo, perché per ipotesi anche ci stanno già creando tanti videogiochi dove ogni volta che tu giochi e vinci qualcosa, no? Quindi tutti noi avremmo giocato sicuramente, che ne so, a dei giochi dove vinciamo le armature, dove vinciamo delle armi. Sì. Ecco, ipotizzate se quelle armi diventano vostre, quelle armature diventano vostre, quel palloncino d'oro che avete vinto durante il gioco diventa vostro. Ed è un asset che è rivendibile sul mercato e che le persone potrebbero voler comprare per avanzare magari più velocemente di livello nei giochi. No? Cambia completamente tutto, dove il mondo, dove le persone riescono a ottenere la proprietà di qualcosa per davvero per la prima volta. Ecco, Mick, abbiamo visto appunto l'impatto degli NFT, dei Not Fungible Token, e nel metaverso, e appunto anche le applicazioni poi nella vita quotidiana. Io ti volevo chiedere però, ecco, qual è l'impatto invece nel settore economico? Quale potenzialità soprattutto di investimento e di guadagno ci sono? Sì, allora guarda, ci sono sicuramente tantissime potenzialità di investimento, di guadagno, e sostanzialmente ci sono svariati modi per ovviamente estrarre tra virgolette profitto, se così vogliamo dire, con gli NFT. Indubbiamente ci sono tutta una serie di persone che ovviamente speculano intorno al mondo degli NFT, ovvero flippano gli NFT, che vuol dire comprarli a un prezzo più basso, cioè comprarli a un prezzo basso e rivenderli quando ovviamente si sono avvalorati, hanno fatto magari un per 2, un per 3, un per 4, un per 5 o anche di più, e quindi con quei soldi ritornano e ripetono ovviamente a fare lo stesso identico schema, lo stesso identico gioco. E in realtà io non amo molto questa tipologia di speculazione. Quello che io preferisco fare
è acquistare quello che per davvero ritengo un progetto che nel lungo periodo, soprattutto da qui ai prossimi 5 anni, possa avere sempre più successo, possa crescere sempre di più, e tengo, quindi tengo, guardo e cerco di capire con le utilità che questi NFT danno quali sono i ritorni magari economici che posso avere senza dover necessariamente vendere il mio accesso a quest'area virtuale, il mio accesso magari a questo mondo, il mio accesso a questo metaverso, il mio accesso a quello che l'NFT mi dà. Però effettivamente stiamo assistendo a delle crescite esponenziali di valore per tante collezioni di NFT, che ad esempio abbiamo parlato dei Bored Ape Yacht Club, che sono delle scimmie annoiate. Io ne ho una, ma della sottocollezione che poi hanno lanciato, quindi costano decisamente meno. Ma quello che bisogna pensare è che queste scimmie annoiate, che oggi si vendono e si acquistano per cifre che vanno tra più o meno, partono da 83-90 Ethereum, quindi parliamo quasi di 300-400 mila dollari, 8 mesi fa erano vendute a meno di 500 dollari. Quindi quello che dicevo, sono le persone che sono state molto lungimiranti nel capire qual era il trend. Ci vuole un pizzico di fortuna in queste cose, che effettivamente loro sono realmente esplosi con tutta una serie di partnership che hanno fatto con Adidas e via dicendo. Quindi però indubbiamente questo è il moltiplicatore che tante volte si riesce ad avere. Il problema è che questi moltiplicatori così tanto enormi sono quasi anche molto irreplicabili, cioè è difficile replicare una cosa del genere. Il problema è che le persone vedono Bored Ape Yacht Club in 8 mesi è passata da 300 dollari a 400 mila dollari, allora io devo andare a cercare tutte queste cose che costano con 300 dollari perché possono arrivare a XYZ. In realtà questa è stata una meteora, dobbiamo anche vedere che cosa succederà nel lungo periodo, ma ripeto, ci sono sicuramente delle grosse opportunità, i moltiplicatori che si riescono a fare se uno vuole ovviamente speculare, ripeto, che ha ovviamente comporta quelli che sono i rischi della speculazione, che è ben diverso dall'holding, no? Il tenere nel lungo periodo, che sicuramente può essere meno affascinante nel breve termine, ma nel lungo termine, come la storia ci insegna, in ogni singolo mercato quasi il lungo termine paga sempre, sempre di più del breve termine. Però sono sicuramente grosse, grosse, grosse opportunità, e sto vedendo, essendo inserito all'interno di questo mondo proprio dall'interno, quindi non solo, ecco, come, sì, no, no, come... infatti ecco, appunto, perché a proposito di lungimiranza, questa è l'ultima domanda che ti voglio, sì, fare. So che appunto tu sei inserito proprio all'interno in questo, sì, mondo, perché con il tuo team internazionale proprio hai dato vita a un progetto di NFT, e volevo che ce ne parlassi, insomma, di che cosa si, sì, tratta esattamente. Sì, sì, sì. Allora, il progetto si tratta, si chiama Birded's Gang, quindi è una banda di uccellini molto arrabbiati, con diverse rarità e con diversi capelli, cappelli, vestiti e via dicendo, che ovviamente rendono divertente un po' il tutto, la copertina di quella che può essere la nostra collezione. È una collezione di 6.333 pezzi. E qualcosina di più, credo, vabbè, non so bene fare il conto a mente, ma dove abbiamo 1333 pezzi che sono super esclusivi, sono i Genesis, vengono chiamati, sarebbero gli uccellini adulti che poi sono in grado di generare la nuova collezione, che sono i baby, quindi gli uccellini molto bimbi, che sono molto divertenti e hanno ovviamente un'utilità molto importante. Al di là di quella che può essere l'immagine che uno può vedere e dice, ah cavolo, ma io migliaia di dollari per l'immagine di un uccellino, giustamente, voglio ovviamente spiegare che questa nostra collection dà accesso a tutta una serie di cose esclusive, come ad esempio una conferenza che terremo ogni singola volta nell'arco dell'anno. Quest'anno la terremo intorno a ottobre-novembre a Las Vegas, dove tu puoi entrare sostanzialmente, non devi pagare nulla, semplicemente devi avere all'interno del portafoglio il tuo NFT della collezione, che ti dà accesso ovviamente alla conferenza, ed entri nella conferenza, 3 giorni di evento, tanti speaker, apprendi veramente tanto. Quindi ho fuso quello che è il mondo della formazione con il mondo degli NFT, ci saranno tutta una serie di conferenze, di videogiochi che verranno fatti, a cui avranno accesso solamente gli holder, quindi le persone che hanno la nostra collezione all'interno del metaverso, in cui stiamo già costruendo effettivamente. Abbiamo assunto 15 persone che stanno costruendo all'interno della land tutta una serie di cose, come i go-kart, quindi
tu immagina, le persone entrano, si loggano all'interno del gioco e tra di loro giocano, ma quello è un posto dove possono accedere solo ed esclusivamente perché si loggano, quindi fanno il login con il loro wallet, il wallet li legge che sono possessori di quell'NFT che gli dà accesso a quella land dove si possono fare un sacco di cose, dove abbiamo in programma anche delle cacce al tesoro, dove ci sono in programma delle conferenze effettive, perché all'interno del metaverso abbiamo creato anche uno stadio dove tu ti puoi tranquillamente sedere, entri nel tuo computer, ti siedi e c'è lo speaker che parla, e tutta un'area ovviamente di networking dove si può fare networking e si accede solo ed esclusivamente con questa immagine. Quindi qua si va subito a capire che se uno screenshot e salva l'immagine, capite bene che quell'immagine non è registrata sulla blockchain se tu la screenshotti, e quindi non ti può dare accesso a tutte quelle utilità, a tutte quelle cose che invece puoi avere quando sei effettivamente owner di questa collezione. E tantissime cose abbiamo ovviamente in programma, ma questo è il bello degli NFT, essendo così dentro questo mondo ormai, anche come founder di questo progetto che sta crescendo veramente tanto. Ha fatto 25 giorni fa abbiamo lanciato questo progetto e il prezzo di lancio era stato di circa $280, oggi il pezzo più economico è a $4,000. Quindi sì, c'è una rapida ascesa, insomma, in brevissimo tempo. Sì. Che viene proprio grazie al lavoro che viene fatto, perché il prezzo, la cosa bella è che il prezzo lo dà la community, perché più tu sei felice e più tu non vuoi vendere questo pezzo, però ognuno di noi ha un prezzo e quindi dice: vabbè, io questo pezzo non lo voglio vendere perché voglio avere accesso a tutto questo, però ognuno di noi ha un prezzo, e quindi dice: vabbè, però forse per $4,000 lo posso vendere. Ed ecco che si sette il prezzo e il valore dei vari NFT. Mike, io ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento, perché con la tua spiegazione assolutamente chiara, ecco, ci hai consentito proprio di capire sempre di più, ecco, di questo nuovo mondo che si sta sempre di più, ecco, diffondendo anche nella nostra quotidianità. E come giustamente sottolineato, facendo un paragone con i social network del 2007-2008, siamo solo all'inizio e prima conosciamo queste nuove realtà grazie anche appunto a imprenditori digitali come te, prima riusciremo, avremo gli strumenti per sfruttarli. Quindi grazie ancora per essere stato ospite qui sulle Fonti TV e naturalmente al prossimo appuntamento. Grazie a voi, ciao a tutti, grazie. Grazie. Ringraziamo ancora Mike Cosentino. Io adesso do la linea alla pubblicità, solo qualche istante di pausa e poi naturalmente torniamo sempre in diretta sulle Fonti TV.